Ciao a tutti, e mi chiederete dove mi trovo? Maledizione. Ve lo faccio vedere subito. Lo sapete leggere qua? Highway Police Station. Ve la faccio vedere da fuori. Vedete che c'è molta più luce, è molto più caldo. Allora, mi trovo a Mesot, vicino al confine con la Birmania, o per meglio dire. Per meglio dire, si potrebbe dire Myanmar. E qua c'è la mia bici, che non si riesce a vedere. No, non si riesce assolutamente a vedere. E questo è dove mi trovo adesso, è la stanza che mi è stata data per dormire. Come avevo detto la prima volta, mi era stato concesso di piantare la tenda, però c'erano alcune stazioni di polizia che sono molto più organizzate in quanto hanno una struttura più grande e altre cose. Qui c'è il free wifi, come trovi ovunque in tutte le stazioni di polizia se glielo chiedi. E purtroppo sono su una zona poco coperta però, perché il free wifi è quasi dentro la stazione, non proprio qua. E niente, dai, vi faccio vedere dove sono e poi vi spiego brevemente. Allora, qui c'è il mio casino, ci sono quattro letti, un mega condizionatore, mega schermo piatto, super ventilatore. Qui posso asciugare i miei panni, posso ricaricare la mia roba, è una cosa importantissima. Per me le cose essenziali adesso sono corrente, se c'è, per ricaricare tutto il necessario per fare video e per navigare. Lo so, ho il power bank, però non sempre posso affidarmi al power bank quando finisce completamente. Come dicevo, i letti sono comodi, non c'è alcun problema. E poi, come dicevo sempre, importante è l'elettricità, doccia, anche se non c'è acqua calda, non importa, perché comunque va bene. E comunque questa ha l'acqua calda, è spettacolare. Fantastica, ho calcolato che tutti i dolcini sono fatti in questo modo qui in Asia. E posso lavare i miei panni. Ho la mia carta igienica. Carta igienica non c'è da nessuna parte, quindi vi raccomando di portarla sempre, soprattutto se viaggiate. E niente, questa è la stazione. Ieri abbiamo costruito le bandiere con i poliziotti, e questo è il materiale. Li ringrazio notevolmente perché mi hanno aiutato tantissimo. E scusate, ero andato in bagno. E comunque, come dicevo, ho perso la bandiera della bici e loro mi hanno detto, gli ho chiesto se mi potevano dare una mano. Ho detto monta in macchina, torniamo indietro. 5 km indietro, non ho trovato la bandiera, ma comunque mi hanno aiutato, è stata una cosa gentilissima e ringrazio veramente tanto loro. Come faccio a sapere delle stazioni di polizia? Semplicemente cerco su MapsMe e le trovo. E non è difficile, abbastanza semplice. E ho anche una cartina che mi è stata data tramite dei coreani, quelli che avete visto nel video del Vietnam. E tramite quella cartina posso vedere dove ci sono le stazioni di polizia. Allora, potete avere tutto gratis: acqua, wifi, gabinetto e il posto dove dormire. Però queste stazioni di polizia si trovano molto fuori dai centri abitati, quindi per i backpacker non ve lo consiglio, perché io sono 4 km fuori dalla città. Per chi viaggia in bici, invece è diciamo, ti può salvare. E soprattutto per chi viaggia in bici ti può salvare perché puoi trovare stazioni di polizia mentre viaggi in bici. E io mi sono fermato a dormire 40 minuti in una stazione di polizia, ma non è che io volessi dormire 40 minuti. Sono loro ad avermi detto vieni qua, stai qua, dormi un po' e poi riparti. Cioè,
Boh, non lo so, questa gentilezza così estrema dei thailandesi. Ora vi farò anche un video sui miei episodi, così vi renderete conto quanto è bella la Thailandia. Ci saranno anche episodi nei negativi, però io li conto molto meno. Quelli positivi non si contano forse oltre 5 dita, non lo so, oltre una mano. Comunque sia, se questo video vi è piaciuto, vi ho fatto vedere com'è la stazione di polizia, com'è la stanza. Non posso riprendere il resto perché altrimenti mi arrestano. Comunque vi metterò delle foto in questo video così vi potete rendere conto di come sono. Manichino falso. 24 ore su 24. Calcolate che i poliziotti non guadagnano molto. Questa è la mia stazione, adesso vi faccio vedere. Lì c'è la mia bici, ho già asciugato tutto, dovrò vedere se è asciutto.